Amici del Palio del Golfo, buongiorno, siamo alle Grazie, oggi abbiamo un aiuto in barca, il nostro amico Mattia ci aiuterà a portare l'imbarcazione per rendere più gradevoli le immagini che vogliamo sottoporvi. Siamo alle Grazie, un test di voga, un test per tutte le società, per tutte le borgate, per tutti i ragazzi che faranno la loro prova oggi. Un test però che è funestato dal vento, un vento qua alle Grazie gli dicono vento di Campia perché viene giù dalla gola che sopra c'è Campia. È un vento che realmente non dice niente di buono. Tra parentesi, avremo anche dei problemi alle partenze in quanto ci sono delle situazioni di gravi perché le barche non potranno tenersi e ci saranno degli spostamenti, visto e considerato che lì la partenza è al volo con la poppa alla bandierina. Beh, comunque vedremo questa gara che si svolgerà nelle acque antistanti la Baia delle Grazie e tanto ringraziamo per la giornata che è, perché stanotte è stata veramente una notte funestata da una mezza tromba d'aria con vari danni intorno al circondario della Spezia. Il mare, pur essendo in luglio, non è molto caldo, il sole è caldo ma l'aria è fresca. Vediamo giungere ancora un'altra borgata, la borgata del Canaletto, che sta giungendo per prepararsi e poi entrare in lizza. E ora andiamo a vedere la prima gara in programma, è la gara delle ragazze che ci stiamo preparando per la terza gara in programma, la gara dei senior. Un'altra grande di sfida per sempre capire quello che al Palio troveremo, faremo, potranno fare e dovranno fare. Una cosa importante è sapere come si posizioneranno oggi, non perché chi vince oggi potrebbe vincere il Palio, ma sa onestamente come l'equipaggio è messo. Siamo in attesa che parta la terza gara in programma, ma con delle meteo marine veramente bizzarre. Abbiamo un'altra volta il vento veramente fuori controllo, abbiamo un vento che viene da Maestrale, si infila giù per la gola delle Grazie come quando siamo arrivati, e sta veramente eccitando il mare in maniera eccezionale. Questa è l'ultima gara in programma, abbiamo ancora da vedere questi 12 minuti di grande tensione, però con questi venti non è che si possa veramente dare dei requisiti particolari a delle gare di questo tipo. Anche per questi ragazzi è veramente una cosa non normale, queste tensioni del vento sono veramente particolari e portano sempre ad avere delle valutazioni non buone, e a volte con manichine corta così in canottiera, un vento freddo può anche veramente espletare delle sorprese sull'individuo. Le imbarcazioni non riescono a stare attaccati vicini alle bandierine e onestamente non è facile con questo vento, anche se Del Nevo pensa che, avendo detto che la prova video sia poi una cosa valida, le imbarcazioni sono tutte allineate. Ci dovrebbe essere in questo momento uno sparo per farle partire, perché sennò rischieremo ancora di arrivare a un annullo di questa gara. Ed ecco, ancora una volta le imbarcazioni lasciano la bandierina e si scompongono. Ecco, te li ha ammollato un'altra volta.
Ci si riprova, le imbarcazioni sono attaccate alle bandierine e ora potrebbe benissimo venire fuori anche questo colpo, tanto ormai il vento trasporta le imbarcazioni, non c'è possibilità di dare il via a questa gara. Do il via in questo momento alla gara, una gara un po' partita così, vediamo come si articolerà. Abbiamo una gara di grande valore. Le imbarcazioni stanno salendo ai primi 500 metri, la gara è dei senior, 2000 metri, 500 la prima selezione, ai 1000 la seconda e ai 1500 la terza. Poi si arriverà ai 2000 metri, vediamo chi è nelle prime posizioni, cerchiamo di aumentare le grazie Porto Venere, Cadimare, Marola, il Cadimare, Marola, Lerici, siamo quasi ai 500 metri, vediamo questo giro di boa. Il Venere Azzurra è sceso un po' troppo vicino alla barca del Porto delle Grazie. Vediamo chi girerà per primo questo primo giro dei 500. Le imbarcazioni si stanno preparando ad entrare in boa in questo momento. Esce bene il Fossamastra, esce bene il Muggiano, esce bene il Fezzano, esce bene il Cadimare. Le imbarcazioni stanno scendendo ai 1000 metri. Vediamo il canaletto in prima posizione. Veramente non ci permette di camminare di più perché gli schizzi ci invadono. In prima posizione il canaletto Cadimare, canaletto Cadimare, Le Grazie, bene, il Fossamastra è al centro, comunque è una gara che non ha una grande rilevanza, troppo vento, gara falsata. Il gruppo sta andando verso la boa dei 1000, canaletto Fezzano, canaletto Lerici, Le Grazie. Ci prepariamo, girati per vedere di accompagnarli alla boa dei 1500. Vediamo chi è che girerà per primo la boa dei 1000. Canaletto Le Grazie, canaletto Le Grazie, Marola, Cadimare. Vediamo chi gira il canaletto in questo momento, gira il canaletto, gira il Marola, gira il Lerici, gira Le Grazie. Prima posizione, ci abbiamo Fezzano, Cadimare, Muggiano, canaletto, Marola.
Fezzano, Catimare, Mugiano, Canaletto, Marola, Catimare, Mugiano, Canaletto, Marola, quattro posizioni di prima. Le imbarcazioni stanno andando alla boa del 1500, è rimasto arretrato il Fossamastra, è rimasto arretrato l'Erici, le Grazie che abbiamo visto scendere in maniera determinante, e ora il Canaletto ancora recupera, riesce ad entrare in boa per primo perché ha aumentato le palate. Il Fezzano dalla parte destra ha mollato il Fezzano. E ora siamo alla boa del 1500, chi entra in boa in questo momento? Canaletto ha girato il Catimare, ha girato il Marola, ha girato il Fezzano, stanno riscendendo, vediamo queste imbarcazioni che arriveranno ai 2000. Fezzano, Catimare, Mugiano, Canaletto, Marola. Fezzano, Catimare, Canaletto, Marola. Canaletto resiste. Il Canaletto resiste. C'è un vento che realmente ci rovina. Il Canaletto è in prima posizione in questo momento, sta conducendo la gara, ha ripreso la testa, sta guadagnando sulla discesa dei 2000, stiamo arrivando su una posizione, adesso ancora il Mugiano che sta pompando da metà, ancora Canaletto in prima posizione, Canaletto sempre in prima posizione, sta avventurandosi per la boa dei 2000, Canaletto, Mugiano, Catimare, Canaletto, Mugiano, Catimare, Canaletto, 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 Mugiano, Catimare, Marola, quarta posizione, quinta posizione, l'Erici, sesta posizione, le Grazie che sta rinvenendo, c'è in mezzo anche il Fossamastra che cerca di riagguantare, ma lo spazio che si è delineato fra il Canaletto e il Mugiano è già quasi di un'imbarcazione. Il Canaletto sta andando per la boa finale, per la chiusura dei 2000 metri. Vediamo chi entra nella boa dei 2000. Canaletto in questa posizione è in prima, primo Canaletto, secondo è il Mugiano, in terza posizione abbiamo il Fezzano o il Catimare, no, Catimare in terza posizione, vediamo chi entra in questo momento, entra il Canaletto primo e si aggiudica la gara, secondo il Mugiano, terzo il Catimare, quarto il Fezzano, quinto è il Marola, ma vediamo qua una grande staffilata del quarto Marola, quinto è il Le Grazie, sesto è l'Erici, settimo il Fossamastra. Una cosa, una scalata nelle graduatorie, una cosa anomala, non si poteva calcolare una cosa di questo tipo, comunque abbiamo visto veramente in una giornata così una cosa che è determinante. C'è ancora in arrivo il Venera Azzurra che chiude in questo momento, chiude la gara anche il Venera Azzurra, la gara veramente è particolare, densa di momenti di incertezze, partenze false, partenze che non potevano essere valorizzate sotto tutti i punti di vista, ma un Canaletto che riemerge come domenica e porta ancora un'altra volta la bandiera gialla alta
per prepararsi così come vorrebbe riportare a casa il Palio del Golfo. E il canaletto adesso si porta dalla giuria per la valutazione e il controllo. Una turbolenza veramente sotto tutti i punti di vista, perché ci sono delle situazioni di rincalzo, c'è dei reclami, le partenze non sono state veramente quelle che dovevano essere, una cosa che non è del tutto normale. Una gara piena di incertezze, e ora ancora vediamo queste grandi reazioni, equipaggi che se la prendono uno con l'altro, un Cadimare comunque che ha fatto una gara strepitosa, e insomma valutazioni che dovremo vedere. Vediamo già queste grandi turbolenze e ci fanno capire che ci sarà un Palio con grandi turbolenze, e questo è veramente un grande problema. Si reclamano, c'è il Mugiano e il Fezzano e il Cadimare. Reclamo perché il canaletto è partito avanti. Purtroppo questa partenza non è una partenza regolare, una partenza che ha dato o dà delle sicurezze. Sicuramente ci sono delle incertezze sotto tutti i punti di vista, e questo lo vedremo solamente se vogliono attuare il discorso della moviola. Grande turbolenza, reclami a tutti i livelli, li sentiamo. I borgattari, perché questa giornata è veramente una giornata di grande turbolenze meteo marine, ma le turbolenze sono venute dopo, sono venute nelle borgate, che è veramente una cosa più pericolosa, proprio perché questo è un grande momento per aizzare gli animi. Canaletto al primo posto, secondo posto Cadimare, terzo il Mugiano. E così salutiamo questa serata, perché è una delle serate che dobbiamo dimenticare. Comunque convalidiamo la vittoria al canaletto e il secondo posto del Cadimare, e poi vedremo domenica Mugiano, la penultima gara in programma, quello che ci sarà. E un grande appuntamento l'avremo alla Morin per andare a vedere chi porterà a casa questo stendardo. Insomma, tante cose che dovremo fare e dovremo vedere nell'arco del tempo. Se le carte sono 40, oggi comunque era una gara un po' così, si può considerare valida e non, ma per tutti, anche per noi, veramente, veramente dura, perché freddo, vento e c'è di tutto. Per i ragazzi ancora di più.